Eccoci qua. Come va? Mi sentite? Vedete se nei commenti. Mettete un like se sentite, mettete un commento. Vediamo come procede. Allora, vi volevo parlare questa sera di una roba che ho sentito e ho letto oggi. Due, due episodi che mi hanno leggermente fatto alzare le braccia al cielo e dire: Gna potemmo fare. Proprio come categoria, non ce la possiamo fare. Nel senso che proprio sembra che ci siano dei grossi problemi a capire anche i contratti di lavoro, la base dei contratti di lavoro. Provo, tra l'altro, mentre vi collegate in un pochettino, visto che secondo me siete ancora in fase di ricezione di notifiche, provo anche a trovare il post che ho letto e che era necessario leggervi. Allora, sì, 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 vediamo tu, 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 tu. grandissimo. Ciao, beh, Jacopo, non ti conosco, ma ciao, così vediamo mentre siamo online. Allora, avevo trovato questo post che mi hanno tra l'altro girato oggi. Che è diciamo un, un po' pattognomonico, vorrei dire, della, del livello di discussione. Che sicuramente ha delle, delle criticità. Era un post che metteva in evidenza il fatto, e si, e si intitola: è un post su una pagina che ha 22.000 follower, quindi comunque ha un impatto, insomma, probabilmente importante. E si intitola il dolori, I dolori del giovane medico, costretto a rifiutare il contratto a tempo indeterminato. Che già questa cosa qui è costretto a rifiutare il contratto a tempo indeterminato. Mi dispiace, cioè mh, ci sono dei problemi, ma la costrizione, diciamo non c'è, cioè una opportunità che la persona coglie di fare delle scelte di un certo tipo rispetto a un altro, però vabbè, insomma, non per entrare nella non, non è una polemica, però dice ormai però vi ha ragione contingenti, il tema del personale sanitario. Praticamente questo post fa due esempi e parla di mette a confronto due contratti di colleghi. Il primo è il profilo A, dirigente medico di 32 anni, specialista in anestesia, assunto a tempo indeterminato, debito orario di A per l'anno 2020 sarà di 1976 ore. Da che cosa deriva questo calcolo? Perché so che la gran parte di voi che segue questa pagina queste cose non, non le segue, non le conosce. Allora, il, il debito orario esiste per il lavoro dipendente, ok? Perché si chiama debito? Si chiama debito perché tu prendi uno stipendio fisso tabellare, hai delle garanzie fisse che qualunque mese tu le hai, ok? Comunque sai che quello stipendio ti arriverà. E a fronte di questo, ovviamente, hai da concordare una serie di, eh, come dire, di doveri che sono conteggiati in termini di ore. Che nel CCNL sono 38 ore settimanali. Di cui, attenzione, rullo di tamburi. Anzi, forse ci dovrebbe essere una roba così: no, c'è cioè il triangolo. Rullo di tamburi, vi dicevo, le 38 ore sarebbero in realtà 34 ore assistenziali e 4 ore di formazione o di altre attività. Per cui non sarebbero proprio 38 assistenziali, però il contratto è a 38. Quindi già questa è una differenza. Poi sappiamo tutti che l'organizzazione di vari geni Dell'organizzazione sanitaria ha fatto sì che il medico sostanzialmente sia ridotto praticamente a cioè, dirige nulla, perché qui lo chiamano dirigente, ma dirige il traffico al massimo. E, rispetto alla struttura in cui lavora, la gran parte non dirigono assolutamente nulla. Ma perché poi dirigente? Perché il dirigente in teoria no, gestisce la prescrizione, e quindi la spesa. Perché il dirigente è quello che ha l'autonoma, diciamo. Decisione di spendere A piuttosto che B e questo lo fa tramite le prescrizioni la logica iniziale era quella capite e poi a punto chiama lo dirigente boh, non so sento tutti i colleghi io non sono dipendente non sono dirigente ma comunque tutti questi colleghi che mi dicono eh, ogni tanto ti dicono ma sei dirigente loro dicono ma io non dirigo niente ah, vabbè oh, cosa vuoi che ti dica comunque dice che questa, questo dirigente a 1976 ore usufruirà di 32 giorni di ferie previsti dal contratto Tre giorni di formazione facoltativa, un giorno di formazione obbligatoria, che non è un giorno di formazione obbligatoria, perché ci sono quelle quattro ore che sono comunque, vabbè. E, in realtà, essendo ne ho assunto, di ferie ne farà 15 giorni per Galateo rispetto ai colleghi più anziani. Allora, anche questa roba qui delle ferie. Per il Galateo a me, francamente, ha fatto girare un attimo. Cioè, è vero che, chiaramente, per l'ultima persona che arriva in un servizio di solito è quella che tende ad adattarsi un po' all'organizzazione di chi è arrivato prima. Però non è che il nonnismo poi sia una regola o una legge da rispettare, però va bene. Insomma. Comunque, dice che nel 2020 lo stipendio lordo di A sarà di 53.393 euro. Attenzione! attenzione perché qui si fa un ragionamento sull'ordo in realtà il costo azienda cioè quello che l'azienda paga per il dipendente è circa, appena assunto, 75.000 euro perché? e qui è la cosa che volevo raccontare un pochettino per evitare che le persone poi prendano delle cantonate mostruose pensino chissà che cosa che... La struttura della retribuzione e della contribuzione, per cui diciamo del pagamento che la persona riceve, non è fatta solo da quello che gli arriva nel conto corrente, è fatta anche da quello che viene versato di tasse ed è fatto anche da quello che viene versato di contributi e di assicurazioni obbligatorie. Per cui c'è un costo complessivo di quel contratto. Che cosa significa questo? Perché nel, nel post si, sostanzialmente si dice poi è, è fa prima a fare 36 ore da libero professionista pagato 60 euro l'ora. Allora il costo medio adesso, io ricordo, questi conti dal vecchio contratto era circa di un 45 euro l'ora, no? se lo vogliamo ridurre a un costo orario che non è propriamente corretto per quando si parla di lavoro dipendente. Però il tema è per quale motivo devo comparare un libero professionista con un dipendente non sono comparabili perché le tutele contrattuali del dipendente sono totalmente diverse quindi come dire quando ci si lamenta che il libero professionista sembra sembra prendere di più in realtà non si tengono in considerazione una serie di tutele che il libero professionista deve organizzarsi deve pagarsi e che invece il dipendente no Faccio l'esempio, i 36 giorni di ferie sono 36 giorni di ferie pagate, il libero professionista non ha le ferie pagate se non in alcune tipologie di convenzione, cioè dove la libera professione non è più un contratto individuale autonomo di lavoro, ma è un contratto di lavoro autonomo inserito in una contrattazione collettiva, che è una cosa diversa. Allora, nessuno obbliga oggi, eh, come dire, a prendere il posto a tempo indeterminato da dipendente. Molte persone possono anche prendere il posto a tempo indeterminato da convenzionato. Va da sé che l'assistenza ospedaliera, per sua natura, ha, come dire, la peculiarità e l'opportunità di avere del personale dipendente. Poi, sulle skill, sulle capacità, sul, come dire... Competenza in termini di gestione delle risorse umane che c'è tra eh, alcuni direttori medici dei presidi e il personale, c'è un evidente problema. Nel senso che i dipendenti medici oggi li dovresti trattare come oro, dovresti, dovrebbero essere, se fossero in un'azienda privata, i loro migliori clienti, non dovrebbero essere trattati come praticamente dei, dei tappabuchi, dei tappaturni o delle robe del genere, perché questo. Oggi, in un contesto socio-economico come c'è, in un contesto come dire, di grande possibilità lavorativa, indipendentemente dal famoso contratto da dipendente pubblico, è ovvio che non è opportuno perché ti fa perdere il personale. Questo è quello che accade sostanzialmente. Il personale viene perso, viene bruciato perché ci sono in molti casi dirigenti che mal gestiscono questo personale. E non vorrei che tutto si riducesse al problema del contratto. Allora, il contratto da dipendente oggi io non ce l'ho e se me lo proponessero domani mattina non lo vorrei. Ma non perché è un contratto brutto, è un contratto molto buono nella logica italiana del contratto di lavoro dipendente. È un contratto che ti dà le ferie, la malattia, l'infortunio, la tredicesima l'aspettativa ti dà la malattia del bambino, se, se hai dei figli ti dà la paternità, la maternità, cioè tutti questi istituti che il lutto, i tre giorni di assenza per lutto. Cioè, io ho un contratto di lavoro dove se tu hai un lutto ti arrangi, ti organizzi. Non è che i tre giorni pagati di assenza per il lutto o i permessi per andare a fare la visita. Cioè. La differenza tra il contratto di lavoro dipendente e il contratto di lavoro, per esempio, convenzionato, libero professionale è la comodità e il livello di tutele collettive che sono in Italia garantite al contratto di lavoro dipendente. Cioè, il fatto che una volta che ci sei dentro, difficilmente, se non in casi proprio estremi, tu avrai mai una risoluzione del rapporto di lavoro, il fatto che tu debba essere di fatto ricollocato qualora diventi inabile a una mansione o a una cosa, cioè hai una serie di tutele decisamente importanti. Queste tutele sono inferiori o sono diverse, o sono gestite diversamente nei contratti di lavoro convenzionale, nel contratto di lavoro libero professionale, e questo comporta ovviamente che se tu vuoi confrontare le pere con le mele, pensi che il contratto libero professionale guadagni di più, in realtà. Non ti rendi conto che c'è una distribuzione diversa di quella quantità economica, che in alcuni casi può anche essere superiore, per carità, eh, ma in molti casi in realtà è esattamente identica. È esattamente identica, se non inferiore sul diciamo l'ordo o sul costo azienda, ma che comporta. Eh, come dire, per la persona, magari un, incamerare subito o diversamente una parte del reddito che normalmente è un contratto di lavoro dipendente invece viene frazionato su versamenti INPS che hanno una percentuale molto superiore, eccetera. Allora, quali sono fondamentalmente le diverse possibilità di lavoro per un medico? Chi è specialista può entrare come dipendente tramite concorso? Il dipendente è un contratto di lavoro subordinato. Possono tranquillamente assumere, tu non hai bisogno di avere la partita IVA aperta, ce l'avrai aperta solo se decidi di fare dell'attività libero professionale fuori dalle strutture che devi fatturare, e su quella attività pagherai poi l'EMPAM come contributi previdenziali. Dopodiché puoi essere invece convenzionato, la convenzione, e qui lo sottolineo perché anch'io mi ci devo scontrare tutti i santi giorni che Dio mette in terra, la convenzione, e ci sono per i medici due convenzioni principali in Italia, la convenzione accordo collettivo nazionale, vedete mentre i dipendenti hanno il contratto collettivo nazionale, CCNL, i convenzionati sono liberi professionisti autonomi non hanno vincolo di subordinazione, sono dei professionisti esterni all'azienda sanitaria che lavorano dentro l'azienda sanitaria tramite l'accordo convenzionale, quindi sono parte del Servizio Sanitario Nazionale a pieno titolo, sono titolari del ricettario, ma non sono dipendenti, non hanno il famoso vincolo di subordinazione, cioè non hanno il primario, non hanno il direttore, ci sono gli accordi che regolano appunto come ci si deve rapportare tra azienda sanitaria e professionista alcune aree convenzionali sono più soggette diciamo a un livello di parasubordinazione altre come per esempio l'assistenza primaria sono invece auto-organizzate anche come mezzi strutture materiali ora la terza possibilità invece è il contratto individuale attenzione alla differenza uno è collettivo, la convenzione è collettiva accordi collettivi nazionali quindi non è che tu decidi che ti fai dare il contratto di convenzione per che ne so, la guardia medica e poi siccome tu stai simpatico a Tizio vai a fare il pronto soccorso e vai a fare il medico nella medicina interna perché questo non può essere fatto perché il contratto è collettivo se tu vuoi violare le disposizioni contrattuali devi prenderti un contratto di lavoro individuale e quando sei individuo e sei professionista e quindi sei un libero professionista che firma un contratto individuale di lavoro autonomo fai quello che ti pare ti assumi tutti gli oneri tutti gli onori ti assicuri come preferisci eccetera ma non puoi utilizzare un contratto di lavoro collettivo o un accordo collettivo di lavoro per fare il cavolo che ti pare dentro un'azienda sanitaria questo non si può fare e purtroppo in alcune situazioni, in alcune realtà vediamo che invece questo viene fatto ed è molto triste perché poi bisogna agire sui piani legali, bisogna agire con tutta una serie di, di aziende perché si creano delle situazioni di disparità di trattamento in alcuni casi e di Problematicità che tutti bene conosciamo. Quindi, contratto di lavoro dipendente, sei subordinato, ferri, malattie, infortunio, tredicesima, tutte le tutele classiche. È ovvio che queste tutele costano. E quindi quando uno dice ah, ma io vedo un lordo di 53, in realtà non vedi in quel lordo tutti i costi, riflessi a carico dell'azienda sui contributi previdenziali che hanno un'aliquota superiore, hai l'inail e tutta una serie di tutele. Non diciamo economicizzate, okay? che sono delle garanzie contrattuali. Il personale convenzionato è un'altra struttura. Molto spesso quando uno dice al ah, medico di famiglia guadagna tantissimo, non è vero, perché uno vedendolo da fuori con un'analisi molto eh, come dire, superficiale, può pensare così: poi in alcuni casi c'è anche chi guadagna tanto, eh, per carità di Dio, cioè, succede. Però nella, no, non è una regola generale, bisogna vedere quanti pazienti hai perché lo stipendio di quel professionista è legato alla sua capacità di tenere i pazienti, è legato alla capacità di avere uno studio che deve pagare coi propri soldi nella gran parte dei casi. Perché anche quando è all'interno di una struttura della ASL paga l'affitto. Per cui sono tutti i costi che il dipendente non ha. Il dipendente arriva la mattina e vuole l'armadietto e vuole la divisa lavata, cioè sono tutte cose che costano nel, nel sistema del rapporto di lavoro. Per cui comparare gli uni agli altri non è sempre opportuno, ci sono dei vantaggi per una cosa, ci sono degli svantaggi, ci sono dei vantaggi per l'altra e ci sono parimenti degli svantaggi. La cosa che io vi dico personalmente, ho sempre ritenuto migliore, per, vabbè, per me sicuramente, ma che ho sempre consigliato ai colleghi è il contratto di lavoro convenzionale, perché c'è comunque un senso di appartenenza collettivo al servizio sanitario nazionale, comunque si salvaguardia di più l'aspetto professionale da un punto di vista del contratto perché purtroppo io ho visto e si vede tutti i giorni e anche questo post che io in parte condivido che, che leggevo appunto su, qua, su Medici Informazioni dove si dice eh, praticamente che il dipendente ormai non ha senso che lo si faccia perché comunque prende poco perché viene trattato male eccetera eccetera beh è vero ma questo probabilmente perché il personale dipendente nel passato magari abituato a tante, tra virgolette, comodità, cioè se vai in malattia mandi il certificato e qualcuno pensa a questo. Se vado in malattia io o se vai in malattia Chiara che ci sta scrivendo, invece il tuo stipendio si blocca, non ti arriverà in busta paga, dovrai fare una richiesta all'assicurazione a cui devi produrre documentazione copiosa. Nel dimostrare che sei stato inabile al lavoro temporalmente questa assicurazione ti darà un ristoro che non è esattamente quello che succede al dipendente, che di fatto senza preoccuparsi granché di nulla si vede comunque lo stipendio accreditato al 27 del mese. Vediamo cosa dice Chiara, eppure diverse aziende usano la convenzione per il lavoro in piazza e reparti e non mi riferisco alla specialistica ambulatoriale. Ah beh, certo, infatti, questo è uno dei grossi problemi che poi i medici si lasciano, come dire. Perché non, non studiano, non capiscono, non leggono il contratto. La maggior parte delle persone non sa neanche interpretare il proprio contratto di lavoro. Questa è una roba che veramente grida vendetta. E le persone molto spesso sono tra virgolette, attirate da un apparente guadagno superiore che però in realtà non capiscono su quello stesso momento che poi si dovrebbe comporre di versamenti aggiuntivi di pensione integrativa, di polizze infortuni robuste, di polizze malattia robuste, cose che molte persone vedo che non fanno al di là della polizza RC professionale. E questo è una cosa che, signori miei, bisogna che cominciamo a tenere in considerazione perché purtroppo, Chiara, credo che tu possa testimoniare, sono cose importanti. Devo fare la terapia assicurativa per uno o due giorni di malattia, è eh certo, è eh certo. Però questo comporta, beh, intanto che il tasso di malattia nel personale convenzionato mi risulta essere molto minore, perché ovviamente non c'è questa... Non che i medici fanno tanta malattia di solito, eh, per carità, rispetto ad altre categorie ne fanno meno, però è tipicamente un po' inferiore, eh, soprattutto in chi ha la convenzione che quindi vede delle decurtazioni. Dopodiché dovrebbero, esatto, Samantha ci dice dovrebbero contare tutte le spese che ha un medico di medicina in generale, assolutamente sì, per, per gli studi e per tutte le, le attrezzature, e i materiali e per quelli che vogliono fare bene e correttamente il lavoro. Dopodiché c'è la questione dei contratti di lavoro autonomo, allora anche qui i contratti di lavoro autonomo sono quindi individuali di lavoro autonomo e anche i COCOCO -co -co che hanno dato, attenzione, anche questi... Dipende se sapete capire perché molte persone dicono io lo prendo perché tanto è un regime agevolato, siccome è un regime agevolato pago meno tasse quindi vado... Allora, il contratto di lavoro autonomo è un ottimo contratto, l'ho avuto anch'io per il primo anno di lavoro e il contratto di lavoro autonomo però prevede il fatto che la persona sia abbastanza lungimirante da capire che non c'è l'INAIL, che non c'è l'INPS, ma c'è l'EMPAM che copre alcune garanzie. E le copre per carità e, sono, e io sono contento anche che le copra l'EMPA piuttosto che altre tipologie di coperture. Ma non ci sono tutte le coperture che una persona è opportuno abbia, soprattutto se dovesse infortunarsi o diventare inabile al lavoro. Quindi, anche lì, dire io vado a fare il consulente libero professionista con contratto autonomo eh, e prendo tanto, no, attento, tanto, poi però se tu hai capito realmente cosa stai facendo, tanto lo dovrai spendere in quelle coperture assicurative. Invalidità permanente da malattia, invalidità permanente da infortunio, rendita magari vitalizia da malattia o infortunio, versamento della pensione integrativa ed eventualmente, anzi, io lo consiglio caldamente: polizza nel caso uno dovesse perdere l'autosufficienza o sviluppare magari eh, delle, delle malattie particolarmente problematiche per il tipo di attività che si fa. Quelle vanno poi, vanno poi fatte. Eh? Io, io e molti dei colleghi a cui che mi hanno chiesto consigli, le ho assolutamente consigliate, perché è fondamentale quando uno decide di fare il libro professionista oneri e onori, cioè fai il professionista e significa che devi essere in grado di camminare sulle tue gambe. Per carità, la Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale infatti contiene già una serie di tutele no? che vanno a proteggere molti di questi aspetti, ma non tutti. Così come la protezione del dipendente ce l'ha molto più facile, però anche lì le tariffe di quella protezione, il costo di quella protezione e quello che quella protezione ti garantisce comincia a scricchiolare un po' perché nel tempo si sono erosi ovviamente i livelli e si è alzato il costo della vita. Vediamo cosa dice Chiara. Però, se non avessi avuto la convenzione, quando ho avuto una patologia seria sarei veramente stata nei guai. Eh, sì, certo, questo è il punto. Per questo, quando io leggo certi post semplicistici, che non affrontano solo di fatto l'aspetto retributivo e non affrontano l'aspetto contributivo. Così come molti colleghi non sanno dell'aliquota modulare dell'EMPAM, della possibilità di incrementare il 5%, hanno le idee confuse sulle forme di previdenza integrativa, sull'assicurazione malattia. Cioè, tutte queste cose qui, signori, se uno vuole fare il libero professionista, bisogna che. Lo studi perché non si può fare diverso. Detto questo, io vi saluto. Buona serata. Mi sono dilungato in uno Zoom meeting prima di questo, in inglese, e adesso ho fatto questa veloce diretta e vado a cena perché di sbonto notte non ho ancora dormito. Buona serata.